Ok, gente, preparatevi. È la fine del mondo. Sta arrivando. Ok, azione. Tutto comincia con una palla di fuoco nel cielo. Diventa sempre più grande. Presto è così enorme da oscurare il sole. La gente è impietrita sul posto. Gli occhi fissi su quel mostro nel cielo, senza nemmeno provare a scappare per salvarsi. In effetti, non aiuterebbe. L'asteroide impatta contro la Terra con una forza immane. E continua, penetrando nella crosta terrestre per decine di chilometri. Migliaia di chilometri cubi di terra vengono vaporizzati all'istante. Chiunque e qualsiasi cosa si trovi nelle vicinanze dell'impatto scompare nel giro di pochi secondi. Intorno al punto d'impatto, tutto si ricopre di migliaia di metri di cenere bollente, rocce, detriti. Pochi secondi dopo la collisione, chilometri di pianure e foreste prendono fuoco. Ma è soltanto l'inizio. L'impatto è seguito da altri disastri, come gli tsunami. Quello che non è già bruciato viene inondato nel giro di pochissimi minuti. Le onde degli tsunami raggiungono altezze superiori ai 305 metri. Terremoti iniziano a scuotere il pianeta. Meno di un'ora dopo l'impatto dell'asteroide, folate di vento soffiano nel mondo con una forza terrificante, a velocità di oltre 1000 km orari. L'uragano spiana tutto ciò che incontra e trasporta detriti per chilometri. Più distante dalla zona d'impatto, il cielo comincia a oscurarsi. Sembra riempirsi di luminose stelle cadenti, che però non sono stelle. Sono detriti dell'impatto che ricadono sul pianeta. Rientrano nell'atmosfera terrestre e brillano di una luce rosso fuoco a causa della radiazione infrarossa. Sono passate solo poche ore dall'impatto e il cielo di tutto il mondo è completamente nero. Quando comincerà a schiarirsi, la vita sul pianeta sarà estinta. L'aria è colma di ceneri, cadono ovunque piogge acide e infuriano incendi. Fumi tossici risalgono fino a distruggere lo strato di ozono. Privata di quel prezioso scudo, la Terra viene investita dalle radiazioni solari. Sai che ti dico? Questa idea non mi piace, troppo macabra. Che altro abbiamo? Dopotutto la fine del mondo può arrivare in tanti modi. Chissà, un pianeta vagante potrebbe colpirci e spingerci via dall'orbita, lontano dal Sole. Il clima sul nostro pianeta diventerebbe sempre più freddo. La vita nelle zone temperate e polari sarebbe impossibile. Resisterebbe solo vicino all'equatore. Ben presto la metà del pianeta diventa un deserto di ghiaccio. Il cibo e le risorse scarseggiano. Il cielo diventa sempre più buio. La luce non basta a sostenere la vita vegetale. Le piante svaniscono e con loro la catena alimentare e tutti gli animali. Allontanandosi dal Sole, la Terra si allontana anche dalla sua attrazione gravitazionale. Il nostro bellissimo pianeta finisce per trovarsi troppo lontano dalla sua unica fonte di luce e calore, diventando così un deserto roccioso e ghiacciato, privo di vita. No, anche questo scenario mi mette i brividi. Un'altra idea? Ah, il Sole che si espande e diventa una gigante rossa. Se così fosse, la zona abitabile del sistema solare cambierebbe. Tutto comincia quando il Sole esaurisce l'idrogeno nel suo nucleo. Le radiazioni a catena finiscono per rendere il nucleo più caldo e denso, portando all'espansione della stella. Mercurio, Venere e Terra vengono inglobati dal Sole, uno dopo l'altro. La nostra stella fagocita il nostro pianeta, fino a raggiungere l'apice della sua espansione, dopo circa 500.000 di anni. La Terra, nel frattempo, si trova con l'orbita dentro l'atmosfera solare e viene inesorabilmente attratta e distrutta dalla nostra stella. Non che a quel punto sia rimasto qualcuno in giro. L'espansione del Sole ha vaporizzato gli oceani e la vita già da tempo. No, nemmeno l'idea della Terra fusa nel Sole mi piace. Riproviamo. Proviamo qualcosa di totalmente differente. Immaginiamo di svegliarci nel cuore della notte. Il cielo è illuminato a giorno, ma non dalla luce del Sole. Sono aurore boreali, centinaia, migliaia di luci rosse, verdi, viola. Visibili persino nelle regioni tropicali, nei posti dove non se ne sono mai viste prima, come Bahamas, Giamaica o Hawaii. Il Sole, come tutte le stelle, è un'enorme sfera di gas incandescenti.
Di tanto in tanto rilascia getti di energia, detti brillamenti solari, accompagnati da espulsioni di materia dalla corona solare. Per noi significa colossali tempeste geomagnetiche che devastano lo strato di ozono che protegge la Terra. Ondate di particelle cariche invadono l'atmosfera. Il campo magnetico non è abbastanza potente per resistere. Alla fine, la tempesta colpisce il pianeta, provocando cataclismi. I primi a cadere sono i satelliti e il sistema GPS. Le comunicazioni tra satelliti saltano. Peggio ancora, tutte le reti elettriche finiscono fuori uso. Le particelle solari sovraccaricano i trasformatori, senza possibilità di recupero. La Terra resta senza elettricità per anni. Niente luce, computer, telefoni. Salta la fornitura di acqua. Niente più cibo nei supermercati. Senza elettricità non c'è modo di riparare le reti elettriche già danneggiate. Nel giro di pochi anni la natura si riprende con prepotenza il pianeta, in un vero scenario post-apocalittico. Insomma, passeremmo il dominio della Terra alle scimmie. Non se la caverebbero peggio di noi, immagino. Altre ipotesi? Se avessimo la vista a raggi gamma, ammireremmo lampi incredibilmente luminosi. Ce ne sono tutti i giorni intorno a noi e durano un istante. Sono chiamati appunto lampi gamma. Uno di questi lampi potrebbe distruggere l'atmosfera terrestre. Un lampo nato a immensa distanza da noi, generato dalla collisione tra due stelle. La sua potenza è incalcolabile, circa un quadrilione, cioè uno seguito da 16 zeri, di volte più potente dell'energia del Sole. Quando ancora è a 1000 anni luce da noi, il lampo gamma è già luminoso quanto il Sole. La protezione della nostra atmosfera non basta a proteggerci dall'avvicinarsi del lampo. Lo scudo non resiste. La radiazione è così potente da friggere letteralmente l'atmosfera. L'ossido di azoto distrugge lo strato di ozono e a quel punto, come sappiamo, nulla ci protegge più dai distruttivi raggi UV del Sole. La prima conseguenza sarebbe l'estinzione dei fitoplancton negli oceani, che da soli producono dal 50 al 70% di tutto l'ossigeno che respiriamo. Svaniti loro, svanisce l'ossigeno e la vita sulla terraferma. Poco dopo, anche gli oceani restano privi di ogni forma di vita. In breve tempo, il calore e i raggi ultravioletti trasformano il nostro pianeta in un desolato pezzo di nuda roccia. Niente, nemmeno questo scenario mi piace. Meglio lasciare la nostra Terra in pace, ok? Mi piace molto di più così com'è. Stanco della vecchia e noiosa Terra? Vuoi sapere cosa c'è oltre il cielo stellato? Non sei l'unico. Tutti ci poniamo la stessa domanda da secoli. Fortunatamente gli scienziati ci hanno pensato. Hanno scoperto molte cose su luoghi incredibili, distanti anni luce dal nostro pianeta. Un solo anno luce equivale a circa 9.460 miliardi di chilometri. Quindi salta su, l'astronave della conoscenza sta decollando. La prima fermata è a 2,5 miliardi di anni luce dalla Terra. È un quasar, uno degli oggetti più luminosi dell'universo e il primo a essere scoperto, 3C273. Un quasar non è una stella, ma una galassia lontana. Questo oggetto estremamente luminoso trae la sua energia da un buco nero supermassiccio. Un disco di materia vortica intorno al buco nero, creando attrito. È un po' come quando hai freddo e ti sfreghi le mani per riscaldarti. L'attrito crea calore, facendoti sentire bene e al caldo. Lo stesso accade nel quasar, solo che la quantità di calore è maggiore. Spero che ti sia ricordato di mettere in valigia una crema solare. La temperatura nel cuore di questo quasar può raggiungere i 10 bilioni di gradi centigradi. Inoltre c'è molta luce. Questo oggetto celeste brilla 100 volte di più di tutte le stelle nella sua galassia messe insieme. È ora di raffreddarsi un po', di meno 272 gradi per essere precisi. Questa è la temperatura di una giovane nebulosa planetaria, la nebulosa Boomerang. Si trova a 5.000 anni luce dalla Terra. Il telescopio spaziale Hubble della NASA ha catturato le immagini della formazione nel 1998. È composta da gas proveniente da una stella prossima alla fine del suo ciclo vitale. I venti all'interno della nebulosa raggiungono i 499.000 km orari, ed è colpa loro se la nebulosa raggiunge temperature agghiaccianti.
I ricercatori sono rimasti impressionati nello scoprire che la temperatura della nebulosa Boomerang è di appena un grado sopra lo zero assoluto, meno 273,15 gradi Celsius, ovvero la temperatura più fredda possibile. È il punto in cui si ferma tutta l'attività molecolare e atomica. Brrr, mi fa venire voglia di alzare il termostato dell'astronave. Ora visiteremo un posto non proprio turistico. Si tratta del buco nero più massiccio, TON 618. Questo gigante si trova nel cuore di una grande galassia, a circa 10,4 miliardi di anni luce dal nostro pianeta. La sua massa è 66 miliardi di volte superiore a quella del Sole, da far vergognare il buco nero supermassiccio della nostra galassia, Sagittarius A asterisco, che ha una massa di appena 4,5 milioni di volte quella del Sole. Ma è meglio non avvicinarsi a nessuno dei due, perché la dieta di un buco nero consiste in materia. Calcolando la quantità di materia che consumano, gli scienziati possono determinare il loro tasso di espansione, e questi buchi neri hanno un certo appetito. Gli astronomi ritengono che ci siano buchi neri stupendamente grandi nascosti da qualche parte nell'universo. Se esistono, si stima che la loro massa sia superiore a 100 miliardi di volte quella del Sole. L'astronave sta entrando nel sistema Kepler-51. Qui si trovano i pianeti più leggeri dell'universo conosciuto, chiamati Superpuff. Dal suono sembrano sofficissimi, vero? La massa di questi pianeti è uguale o leggermente superiore a quella della Terra, ma questo non significa che siano piccoli. Pensali come giganteschi ammassi di zucchero filato delle dimensioni di Giove. Sono pianeti appena nati, la cui atmosfera si sta ancora raffreddando. È meglio aspettare che questo processo finisca, però, perché 260 gradi sono davvero tanti. Per gli esperti, questi pianeti ultraleggeri sono speciali. Si tratta di pianeti incredibilmente rari, visto che finora ne sono stati scoperti meno di 20. Supponiamo che la nave su cui ti trovi stia viaggiando a una velocità di 40.000 km orari. È circa l'attuale record di velocità umana, stabilito dal trio di astronauti della NASA della missione Apollo 10 nel 1969. E no, non sto parlando di Neil Armstrong e Buzz Aldrin, quella era la missione Apollo 11 dello stesso anno. In questo momento stai per gareggiare contro una stella a 18.000 anni luce dalla Terra. Il tuo più grande vantaggio è che si tratta di una stella di neutroni. Si è formata quando un'altra stella massiccia ha esaurito il suo combustibile nucleare. Pensa a un'auto che gira con il serbatoio vuoto. La vittoria non potrebbe essere più facile, no? Beh, non proprio. Quando una stella massiccia sente che il suo tempo è scaduto, si rimpicciolisce e inizia a vorticare. I pattinatori di figura fanno lo stesso, piegano le braccia per aumentare al massimo la rotazione. Questa stella di neutroni è il campione dell'universo. Gira a una velocità di 250 milioni di chilometri all'ora. È circa il 24% della velocità della luce. Wow! È ora di ricaricare le energie grazie a un lampo di raggi gamma. I raggi gamma sono onde elettromagnetiche generate da varie forme di radiazioni. Fino alla fine degli anni 60, questi lampi erano abbastanza sconosciuti alla scienza. Satelliti dotati di rilevatori di raggi gamma hanno accidentalmente registrato enormi esplosioni di radiazioni al di fuori del nostro sistema solare. Di cosa si trattava? Gli scienziati ritengono che le esplosioni di raggi gamma avvengano quando due stelle di neutroni si scontrano e formano un buco nero. L'altra spiegazione è che siano la fase finale della vita di una supernova. In quel caso, la stella decide di uscire di scena col botto. Gli scoppi di raggi gamma brillano più di un diamante. Sono un milione di bilioni di volte più luminosi del Sole, una vera esplosione di energia. Adesso visitiamo una magnetar. È una stella di neutroni con una particolarità. Ha un campo magnetico 1.000 miliardi di volte più forte di quello del nostro pianeta. Ma non lasciarti ingannare dal loro fascino. Diciamo solo che non vivrai per raccontarlo se ti avvicinerai troppo. Nel 2004, un brillamento sprigionatosi dalla superficie di una magnetar è riuscito a comprimere il campo magnetico della Terra da una distanza di 50.000 anni luce. Davvero impressionante per una stella grande quanto una città. Viene voglia di fare squadra con questa calamita gigantesca per commettere il più grande furto di sempre. Una magnetar potrebbe far fuori tutte le carte di credito del pianeta Terra da una distanza pari alla metà di quella della Luna. Fortunatamente per gli umani, la NASA ha scoperto solo 31 di queste stelle finora. Sei appena sfuggito all'attrazione di una magnetar.
Improvvisamente inizi a percepire una strana forza che ti allontana dalla base. È il grande attrattore, uno dei più grandi misteri dell'universo. Questa massiccia irregolarità gravitazionale ci attira sempre più vicino a sé da miliardi di anni. Gli scienziati stimano che il grande attrattore si trovi al centro del superammasso Laniakea. Questo nome in hawaiano significa cielo incommensurabile. Rappresenta un gigantesco insieme di pianeti, stelle e asteroidi. La nostra galassia, la Via Lattea, è solo un puntino in questo enorme superammasso. Secondo la teoria del Big Bang, l'universo si espande in tutte le direzioni, ma il misterioso grande attrattore sta rallentando le cose. Come esattamente? I ricercatori devono ancora capirlo. Il lato positivo è che sono bravi a dare un nome alle cose. La fine dell'universo si chiamerebbe Big Crunch, se c'è ancora qualcuno a chiamarlo così. Anche il tuo viaggio termina ai confini dell'universo. La galassia più lontana dalla Terra, HD1, è anche la più antica. Le galassie che si sono formate per prime dopo il Big Bang sono quelle che si sono allontanate di più. Questo significa che ogni volta che i telescopi avanzati rilevano un punto molto lontano, forniscono agli scienziati un'immagine delle origini dell'universo. I buchi neri sono tra i fenomeni più enigmatici e sinistri dell'universo. Possono inghiottire intere stelle e pianeti, piegando il tessuto stesso dello spazio e del tempo. Ma cosa succederebbe se la Terra, il nostro pianeta natale, venisse catturato dalla morsa dell'orizzonte degli eventi di un buco nero? Cosa vedremmo prima dell'inevitabile fine? Diamo un'occhiata, ok? Un buco nero è come il bullo del parco giochi. È una regione dello spazio in cui la gravità è così forte che nulla, nemmeno la luce, può sfuggirgli. È come Houdini al contrario. Come i fiocchi di neve, ogni buco nero è unico. Ognuno ha la sua massa, il suo spin e la sua carica. E ci sono anche taglie diverse, un po' come i jeans. Petite, slim, regular e husky o qualcosa del genere. Comunque, ci sono quattro taglie. I buchi neri più piccoli sono quelli di massa stellare. Nascono quando una stella massiccia si esaurisce e si ripiega su se stessa. Sono come i chihuahua del mondo dei buchi neri. Possono essere minuscoli, ma sono esuberanti. Ingoiano la materia vicina come un cucciolo affamato. E perfino il più piccolo è tre volte più massiccio del nostro Sole. Poi ci sono i figli di mezzo di questa famiglia cosmica, i buchi neri di massa intermedia. Sono troppo grandi per nascere dalle stelle collassate. Gli scienziati ritengono che possano nascere quando diversi buchi neri si fondono in uno solo. E anche se non possono dominare le galassie, almeno possono inghiottire qualche stella vicina. Buon per loro, eh? Ma sapete chi può dominare una galassia? Gli enormi mostri del nostro universo, i buchi neri supermassicci. Sono i giganti con masse che vanno da milioni a miliardi di volte quelle del nostro Sole e svolgono un ruolo cruciale nella crescita e nella formazione delle galassie che li ospitano. Infine, ci sono i buchi neri ultramassicci. Credetemi, non potete nemmeno immaginare le dimensioni e la massa di questi oggetti. Questi orrori cosmici sono estremamente rari, ma quelli che conosciamo possono divorare intere galassie come Pac-Man. Quindi cosa succede se ci si avvicina troppo a un buco nero? O meglio, cosa vedreste nei vostri ultimi istanti di vita? Beh, per prima cosa si raggiunge un orizzonte degli eventi. È come un punto di non ritorno, un confine invisibile che segna il bordo di un buco nero. Ed è qui che le cose cominciano a farsi davvero strane. Per esempio, il tempo inizia a rallentare. Non per voi, ma per un estraneo che vi osserva da una distanza di sicurezza. Se steste cadendo in un buco nero, non avreste alcuna sensazione diversa. Ma se steste guardando qualcun altro caderci dentro, lo vedreste rallentare e infine bloccarsi nel tempo, come in un video in pausa. Quando ci si avvicina ancora di più, si iniziano a vedere cose davvero strabilianti. La gravità farebbe sì che la luce intorno a voi si pieghi e si distorca, creando una sorta di effetto specchio. Si potrebbe persino vedere un alone di luce intorno al buco nero, noto come anello di fotoni, oggetti di particelle ad alta energia che fuoriescono dai poli del buco nero. In realtà ci si può avvicinare molto a un buco nero senza avvertire alcun effetto rilevante. Solo quando si supera l'orizzonte degli eventi, non si può più tornare indietro. Il gioco è fatto. Dopo aver superato questo limite, non si può più vedere nulla. Per chi vi osserva dall'esterno, sarebbe come se foste improvvisamente scomparsi. Nel frattempo potreste iniziare a sentirvi un po' allungati, come uno spaghetto. Questo perché la gravità è così forte che vi tira in diverse direzioni contemporaneamente. Esiste anche un termine scientifico per definirlo: spaghettificazione. Parleremo della linguineficazione in un altro video. Ora che siete all'interno di un buco nero, state prendendo la mira sulla singolarità. Si tratta di un punto di densità infinita nel suo centro, dove tutta la materia viene schiacciata in un unico punto.
È come cercare di far entrare un elefante in una minuscola scatola di fiammiferi. Tutto viene schiacciato fino a diventare il più piccolo possibile. Il che significa che è arrivato il momento di salutarci, credo. E se tutto ciò sembra spaventoso, ecco un altro fatto divertente. I buchi neri non sono affatto rari. In realtà ce n'è uno al centro di ogni galassia, compresa la nostra Via Lattea. Quindi significa che alla fine verremo risucchiati da esso? E se sì, come accadrebbe esattamente? Vediamo. Immaginiamo un buco nero che si avvicina al nostro sistema solare. All'inizio non sembra altro che un minuscolo puntino in lontananza. Ma quando si avvicina sempre di più, la sua attrazione gravitazionale comincia a creare scompiglio. I pianeti iniziano a deviare dalla rotta, gli asteroidi vengono scagliati nell'oblio e le comete si frantumano in mille pezzi. Ma proprio come quando si aspetta la salsiccia in un ristorante tedesco, il Wurster deve ancora arrivare. Presto raggiungerà inevitabilmente la Terra. Per prima cosa, l'atmosfera del nostro pianeta verrebbe trascinata verso il buco nero, scatenando un'enorme tempesta di vento. E ci sarebbero onde enormi sugli oceani, con l'acqua stessa distorta dalle forze gravitazionali. Immaginate di vedere mari e oceani allungarsi. Il campo magnetico della Terra è generato dal movimento del ferro fuso nel nucleo del pianeta. Ma ora, le estreme forze di marea del buco nero interromperebbero questo movimento, causando l'indebolimento e la distorsione del campo magnetico. Tutto ciò provocherebbe terremoti ed eruzioni vulcaniche massicce, mentre la crosta e il mantello del pianeta verrebbero smembrati. Tutte le infrastrutture e la tecnologia verrebbero completamente distrutte. Edifici, ponti e strade verrebbero fatti a pezzi. Ok, mettiamo in pausa. Piuttosto orribile, vero? No, ma non preoccupatevi. Non avreste nemmeno visto tutto questo, perché avreste sentito gli effetti del buco nero molto, molto prima. Torniamo al futuro. Perderemmo il nostro campo magnetico ancora prima che tutto inizi a collassare. E questo significa non solo che il tempo e il clima diventerebbero terribili, saremmo anche esposti a radiazioni estreme. Questi raggi gamma e il calore del buco nero potrebbero cambiare drasticamente il nostro pianeta. Dite ciao ciao a tutta la nostra bella natura. Ma al comune mezzo gaudio, non saremmo gli unici a essere colpiti da un buco nero, che probabilmente è anche peggio. Quando questa bestia inghiottirà l'intero sistema solare, consumerà praticamente tutto. Un effetto immediato sarebbe lo sconvolgimento delle orbite di asteroidi, comete e di tutti gli altri corpi. I pianeti comincerebbero a deformarsi e ad allungarsi, le loro superfici si deformerebbero come metallo fuso. Il Sole stesso ne risentirebbe, la sua superficie si contorcerebbe come una palla di mastice. Eh sì, tutto questo è spaventoso anche solo da immaginare. Ma ora respirate e rilassatevi, perché nulla di tutto questo accadrà mai. Questo è il lato positivo, ricordate? Le probabilità infinitesimali di vincere la lotteria sono comunque maggiori rispetto al travolgimento da un buco nero. Il buco nero più vicino al nostro sistema solare si chiama Gaia BH1. Scoperto dagli scienziati nel 2022, si trova nella nostra Via Lattea a circa 1600 anni luce dalla Terra. Gaia BH1 ha una massa circa 10 volte superiore a quella del nostro Sole, il che lo rende un buco nero di massa stellare. Non è molto interessante di per sé, ma la sua scoperta ha fornito preziose indicazioni sul comportamento di questi mostri cosmici. Ma, come si può vedere, anche il buco nero più vicino conosciuto è a più di 1000 anni luce di distanza. Si muovono molto lentamente e non si avvicineranno mai così tanto al nostro sistema da costituire una minaccia. Ehi, ma non avevi detto che c'è un buco nero al centro della Via Lattea? Non vuol dire che alla fine assorbirà tutta la nostra galassia? Potreste domandarvi, forse non con quella voce. Non preoccupatevi, la risposta corretta è no. Quella al centro della nostra galassia si chiama Sagittarius A Star. Forse la ricorderete per quella foto sfocata virale che ha fatto il giro di internet qualche anno fa. Questo buco nero è effettivamente molto massiccio e ha una forte attrazione gravitazionale, come due ragazzi di terza media innamorati. Tuttavia è ancora un piccolo fagiolo, influenza solo gli oggetti ad esso vicini. Gli oggetti della galassia sono tutti troppo grandi e si muovono troppo velocemente per essere attratti dai buchi neri. Tuttavia, sono comunque affascinanti da studiare. Gli scienziati stanno ancora cercando di svelare i misteri dei buchi neri, e anche se non saranno mai pericolosi per noi, ci ricordano l'incredibile potenza del nostro universo. Ora penso che sposterò la mia attenzione sull'incredibile potere del cioccolato.